scopriamo insieme uno dei luoghi più affascinanti della Lucania, Campo Maggiore. Bella scoperta. Siamo al centro della Basilicata, Campo Maggiore fra Matera e Potenza. Una natura lussureggiante, ma anche una storia bella, antica, misteriosa. Sì, una storia bellissima e affascinante, quella che è della città dell'Utopia. Un borgo che nacque per volere di una nobile famiglia che concedeva dei terreni a chi si fosse trasferito in questo posto da coltivare, nonché dello spazio per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori. Qui ne vediamo gli esempi, uno a fianco all'altro, erano casettine di circa 25 metri quadri, pian terreno, piano soprano, dove abitavano appunto queste famiglie che decidevano di trasferirsi. Fu una sfida quella dei conti, ripopolare un borgo, un po' quella che attanaglia tanti piccoli paesi oggi dell'entroterra lucano e non solo, quello di trovare delle idee per ripopolare questi borghi. All'epoca la ebbero con questa idea illuminata che portò un paesino da 80 abitanti, 17 famiglie a 1525 abitanti. Dietro c'è il progetto di una grande donna. Una grande donna certamente, perché lei fu colei che sottoscrisse l'atto di fondazione nel 1741, ma anche altre donne di questa nobile famiglia stettero vicino agli abitanti di questo posto anche nel periodo dopo la frana. Un luogo di sfide anche vinte direi io, perché solo la natura poi l'ha fermate, però un borgo che aveva un'autonomia autosufficiente, un sentire condiviso di comunità, i valori della famiglia, la cooperazione albergavano in questo luogo. Di fronte a questo progetto bello, avveniristico, innovativo, futurista, la natura si è messa contro, che è successo? Certo, quando poi aveva raggiunto il suo massimo splendore questo luogo di sfida, perché così va chiamato, sia diciamo per l'idea vincente che ebbe nel ripopolarlo con dei servizi essenziali e una comunità autonoma, autosufficiente, che mandava da queste valli e pendici i migliori grani, vini ed oli della provincia, purtroppo la forza devastatrice della natura costrinse gli abitanti ad abbandonare il borgo, a lanciare un'altra sfida, quella della ricostruzione, e fu così che il paese poi si spostò a 4,5 km di distanza da questo sito, dove è l'attuale Campo Maggiore. Ma c'è una donna, una santa donna, che in quel caso ha avvisato gli abitanti di questo borgo del pericolo frana. Eh sì, la comunità diciamo attribuisce anche all'intervento della Madonna del Carmelo, diciamo come se lei avesse in un certo senso avvisato questi contadini, e si cementa diciamo proprio in questa comunità, partendo da questa comunità, quello che è il legame fortissimo con questa festa patronale che noi celebriamo il 16 luglio, perché nei giorni della frana la Madonna venne recuperata dalla chiesa qui a Campo Maggiore, portata un po' più in alto nei locali diciamo dei conti rendere, tutta la popolazione si riunì in quei giorni di forte gelo, ma soprattutto di forte preoccupazione per il paese che subiva questa sciagura, e per due giorni stettero lì a pregare, cementando una fede che oggi è percepibile dai più piccoli ai più grandi. Siamo convinto che con la sua manualità e la sua maestria ci propone questi manufatti davvero molto particolari. Come riesci a farli, Vito? Questo è un intreccio fatto con le spighe di grano. Questo li facciamo noi in occasione della festività di Maria Santissima del Carmelo per luglio. Il 15 luglio portiamo dei ceri votivi in offerta alla Madonna, fatti di candele e intrecci di grano, che anticamente era come fosse un ringraziamento per il raccolto alla Madonna. Si abbellivano questi manufatti tutti di grano e di intrecci vari di altre erbe spontanee, tipo l'avena selvatica. E di prodotto tipico a Campo Maggiore ce n'è davvero in quantità e di ottima qualità. Ve lo mostreremo fra pochissimo. Thank you.
Siamo risaliti a Campomaggiore in questo bellissimo parco attrezzato. Siamo qui di fronte a queste genuinità, a questi prodotti tipici che la terra di questo luogo ci regala. E uno dei prodotti tipici di cui Campomaggiore va, come dire, orgogliosa è l'olio. Siamo con Vito Adamo dell'antico frantoio di Perna. Allora Vito, che caratteristiche ha questo olio e perché è così prezioso? Allora, questo è un olio di montagna, di altura, quindi come noi sappiamo tutti gli uliveti di altura che avete visto sono uliveti non irrigati, quindi tutti gli uliveti di altura sono ricchi di polifenoli. Questa è la caratteristica specifica di questo prodotto. Poi è genuino da sempre, sono uliveti non trattati, secolari, e questa è la caratteristica. Noi mettiamo in evidenza quello che produciamo, è una piccola azienda di famiglia, non sono tante le quantità, ma sicuramente garantiamo sulla qualità. E l'olio in cucina è davvero molto importante, no? Soprattutto nella nostra cucina mediterranea. Come possiamo degustare quest'olio? Come lo fa assaggiare i suoi... Facciamo assaggiare con il nostro pane casareccio, sono grani del posto, c'è il mulino in questo paese, c'è il forno, quindi sono piccole aziende artigianali di una volta. Vedo anche delle bellissime confezioni, quindi quest'olio arriva sul mercato non solo per la sua bontà, ma anche per la preziosità di questi manufatti. Sì, noi a un olio così pregiato abbiamo pensato di dargli un abito, diciamo, all'altezza, quindi ci siamo ispirati alla ceramica lucana con i colori della Basilicata, viene tutto prodotto in Basilicata e quindi cerchiamo di valorizzare, di mettere in evidenza le nostre cose di una volta. Adesso diventa anche un regalo per il matrimonio, sì, una piccola bomboniera, diverse, è vero? Diverse bomboniere, sì. Facciamo circa 100 matrimoni l'anno più o meno. La Proloco è sempre in prima linea per promuovere tutte le attività che si svolgono all'interno di questa cittadina. Mariangela, che cosa fate per promuovere questo bellissimo posto? Cerchiamo di fare manifestazioni, eventi, proprio per riunire più persone, proprio per far conoscere il territorio. C'è una manifestazione particolare che magari può attirare i turisti? Per esempio anche la festa patronale. Sì, quella sì, è la Madonna del Carmine. Grande fede, grande devozione, ma anche un attrattore turistico. Siete vestite in questi abiti veramente molto particolari, risalgono a qualche epoca, sono caratteristici del posto? Sì, sono caratteristici del posto e risalgono al 1800. Abbiamo parlato con il sindaco, abbiamo descritto questo posto come un posto anche ricco di ulivi, di grano. Su che cosa punta il prodotto tipico? Allora, il nostro prodotto è un tarallo tipico della tradizione lucana, da cui prende anche il nome della nostra azienda, quindi è lo scaldatello, nel senso che il tarallo viene scaldato, lasciato asciugare e poi successivamente infornato, così che il tarallo resta friabile e quindi conserva tutte le caratteristiche delle materie prime. Quindi ottimo anche per una dieta, no? Sì, anche per una dieta, lo si usa molto, molti lo usano come snack, come spuntino, come spezzafame, altri lo accompagnano agli aperitivi, quindi è un prodotto che si accompagna anche al vino locale,
quindi avviciniamoci, guardiamo un po', insomma, poi, anche la caratteristica. La caratteristica è il prodotto è artigianale, quindi viene esteso a mano, quindi come potete notare ogni tarallo ha una forma diversa l'una dall'altra. E lo facciamo in vari gusti, nel senso che utilizziamo il finocchietto selvatico, il peperone crusco, che è anche un prodotto tipico lucano, e quindi noi puntiamo molto su questo prodotto. E poi lo facciamo anche in altri gusti, la cipolla, l'aglio, il peperoncino, al piccante. Quindi cerchiamo di utilizzare tutto quello che la nostra terra ci offre, quindi olio evo, farina di grano del posto, e quindi il prezzo cerchiamo di mantenerlo anche alla portata di tutti, quindi competitivo. Mariangela, siamo veramente di fronte a delle tentazioni. Questo prodotto tipico ha dei colori bellissimi, ma credo che abbia anche dei buoni sapori. Sì, soprattutto perché è un'azienda dove allevano e producono stesso loro il capicollo, il nostro prodotto tipico, il salame soprattutto. E la cosa prevalente del salame lucano è il finocchietto selvatico, e questo distingue un po' dai sapori degli altri salami. Chi è il turista che alloggia nel tuo B&B? Allora, è un'utenza abbastanza variegata, per lo più famiglie provenienti per la maggiore dalla Puglia, e preferiscono questa parte delle Dolomiti Lucane perché è una parte più comoda rispetto sicuramente alla bellezza, però da questo lato è più comodo, pianeggiante, la struttura del paese mette nelle condizioni i turisti di arrivare in qualunque posto e di deliziarsi. E il tuo servizio? Il mio servizio è una ricettività familiare con poche camere, cerchiamo di soddisfare nel limite delle possibilità e con qualità i nostri clienti. Quali sono i giri che poi il turista fa una volta che alloggia nel tuo B&B? Beh, iniziamo dalla città dell'Utopia, che è in loco, è molto apprezzata, è un taglio qualitativamente diverso, di un target molto molto bello e alto, e poi apprezzano sicuramente le Dolomiti Lucane a due passi per passare poi al Parco Avventura e spingersi verso Potenza con la Gran Cia e Brindisi di Montagna. Arrivano molti stranieri? Stranieri negli ultimi anni sì, tedeschi, e si stanno spingendo anche verso, cioè provengono anche dall'Olanda e dall'Inghilterra. Campomaggiore e anche musica con il suo Festival dell'Organetto. Non mancate! Vi aspettiamo il 13 luglio alla Festa degli Organetti. Vi aspettiamo! Campomaggiore e anche murales e enogastronomia. Rocco Trafficante, un artista che regala a Campomaggiore i suoi murales. Per me l'arte è un modo di comunicare, quindi condividere anche con chi ne fruisce poi. Un progetto abbastanza ambizioso, no? Vabbè, per raccontare al turista che arriva attraverso le immagini quella che è la storia del paese. Sì, e si crea questo percorso che può completare, la visita al paese può essere completata arricchendola con delle immagini. Fattoria del Conte, chi è a trovare i tartufi? I tartufi li trovo io, sono il marito della proprietaria. Pina dei piatti, veramente belli da vedere, ma soprattutto da mangiare. Che cosa stai preparando? Allora, questo è un piatto tipico con di orecchiette, salsiccia fresca, tantissimo basilico, mollica e cruschi, peperoni cruschi. Qui a Campomaggiore, nel nostro bosco, si trova la qualità, l'uncinato e lo scorzone. Adesso è periodo di scorzone. Qui si trova anche il bianchetto come qualità, però la sua zona ideale è San Basilio, più sul mare. Invece verso Calvello troviamo l'uncinato, invece il bianco in Basilicata lo troviamo a Roccanova. Invece qua vedo della frutta fresca abbinata a del formaggio. Un pecorino paesano, molto forte come sapore, abbinato a dei fichi. Qual è il piatto tipico che lei offre a base di tartufo? Vabbè, i piatti tipici abbiamo l'uovo fritto al tartufo, che è la sua morte,
oppure porcini trovati da noi e tartufo semplice, cavatelli, porcini e tartufo. Come viene preparato il peperone crusco? Il peperone crusco viene pulito per bene e fritto in olio bollente e poi fatto raffreddare e diventa crusco. Su questi piatti che cosa beviamo? Su questi piatti beviamo il nostro aglianico, che è il top. Campo Maggiore, bella scoperta. Campo Maggiore, bella scoperta.